Se non fossero bastati gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti a far discutere sulla visita del premier Renzi all'Aquila, oggi a scoppiare un'altra polemica, quella sulla battuta rivolta ai tifosi del Teramo, annoverando tra i contestatori una porzione di tifosi arrabbiati per la retrocessione in Serie D. E questo è il commento dei teramani che stamattina si trovavano in piazza a discutere dell'accaduto. Una battuta molto infelice, io spero che Renzi possa chiedere scusa alla città di Teramo, anche perché vive un momento particolare Teramo, anche perché ieri eravamo in sala consigliare a parlare di cosa fare per il Teramo, quindi non eravamo all'Aquila. È brutto che Renzi dica questa cosa, forse non conosce le sorti della nostra città, forse non conosce il campionato che ha fatto il Teramo Calcio. Quindi Renzi dico che forse come primo ministro è un po' inadeguato in questo momento e forse è meglio prima che parla di contare fino a 10. Noi come teramai siamo tristi, ma siamo anche fiduciosi nella giustizia e Renzi forse ci può dare una mano in questo senso. Io non metterei la politica in mezzo, quello avrà fatto una battuta per scolparsi dei fischi, penso. Lui ha mandato un messaggio, secondo me. Che messaggio? Beh, è quello che è colpevole il Teramo e ritorna in D. Ma secondo voi Matteo Renzi sa quello che è successo a Teramo? Ma non credo, tanto non lo so. Qua purtroppo, signorina, le cose vanno avanti per via politica. Ascoli è una città molto conosciuta in Italia per la sua tradizione calcistica, perché è stata in Serie A. Oh, quindi diciamo che hanno pure la potenzialità politica, perché il sindaco di Ascoli è così con Berlusconi. Noi speriamo solo nella giustizia sportiva, però non ci credo, io sono molto scettico. Renzi non ci ha capito proprio niente. Adesso io non voglio andare in merito, ma secondo me l'offesa è andata più agli aquilani, non a noi, perché gli aquilani stanno lì per manifestare per problemi proprio seri, anche il nostro è un problema serio chiaramente, e deve fare una battuta del genere. L'offesa secondo me è andata agli aquilani, non a noi, noi l'abbiamo preso come risata stamattina. Se da un lato i tifosi condannano quella battuta infelice, soprattutto nei riguardi dei terremotati, a difendere il premier arriva il nuovo centrodestra che dice non voleva essere un'offesa. No, no, io adesso ero presente ieri in sala, quella di Renzi è stata una battuta, poi ha parlato anche della sua Fiorentina, quindi insomma vero è che comunque si capisce che c'è un grandissimo clima di tensione legata a una sentenza che a mio avviso non ha nulla a che vedere con la giustizia calcistica. Qui il telamano, il cittadino telamano, il tifoso telamano, il calciatore, ma anche l'uomo della costa, gli stessi amici tifosi del Giulianova che si sono divertiti, chiaramente lo sfottò fa parte dello spirito calcistico, anche loro perderebbero fortemente da una retrocessione del Teramo, quindi Teramo ha già subito tanto per colpa del basket, tutto quello che ha seguito il fallimento della squadra di basket, non toglieteci anche questo perché sarebbe veramente una vergogna.